E siamo qui ritornati a parlare di Serie D, quest'oggi quinta giornata di campionato. Tra l'altro vi ricordo che mercoledì si giocherà il recupero tra Locri e Trapani, quindi poi tutte avranno lo stesso numero di partite. No, in realtà no, perché il Trapani deve recuperare ancora una partita, però avverrà poi nel prossimo futuro. E campionato che inizia ad entrare un po' nel vivo, diciamo. Oggi risultati così così, due vittorie, due pareggi, anzi tre pareggi e una sconfitta. Comunque discretamente bene, diciamo. Il Castrovillari cade 4-0 al Massimino, seconda sconfitta consecutiva per 4-0. Questa un po' più pronosticabile, diciamo, rispetto a quella subita al Mimmo Rende contro la Cireale di qualche giorno fa. Era la terza partita in 7 giorni, per lo più una trasferta così ostica. Non dico non mi aspettavo altro, però anche qui un Castrovillari che regge per 50 minuti buoni, mentre era riuscito a reggere per più di 70 minuti nonostante l'inferiorità numerica contro la Cireale, oggi ha retto 50 minuti. Quindi poi subito il gol, così come accaduto qualche giorno fa, è un po' crollato, che in un certo senso lo posso anche comprendere. Castrovillari che rimane così a 4 punti in classifica, a pari punti con diverse altre squadre, tra cui, se non ricordo male, Santa Maria Cilento, il Cittanova stesso, ma la classifica ad oggi è ancora molto corta. Dall'altro, per quanto riguarda le formazioni, Catania scese in campo con il 4-3-2-1, con Betes in porta, Rapisarda, Lorenzini, Somma e Castellini in difesa, Vitale, Lodi e Rizzo a centrocampo con De Luca e Forchignone dietro. Sarà una squadra impressionante. Il Castrovillari invece ha schierato Caruso in porta, Anzillotta, Moi, Stranieri e Brignola in difesa, Trovato, Cosenza e Capristo a centrocampo con Bonofiglio da Ragione Longo lì davanti. A segno Sarao, Sarno e doppietta Jefferson, di cui un gol su rigore per il Catania di Ferraro, che continua nella sua marcia verso la vittoria finale. Pareggia invece il Locri contro il Licata in trasferta, una partita non semplice. Locri che continua comunque il suo percorso, finora raccolti 8 punti, ancora la sconfitta non è arrivata in virtù di due vittorie e un pareggio in trasferta e un pareggio tra le mura amiche nel derby contro il San Luca. È un percorso assolutamente positivo. Quest'oggi non era semplice. Licata che, nonostante la classifica non positiva per niente per la formazione di Romano, resta una squadra di categoria e sempre ostica da affrontare, in particolare in casa a Liotta. Quindi non era semplice, però devo dire pareggio, anche per come si era messa la partita, assolutamente importante e non da sottovalutare. Un Locri che quindi prosegue nel suo percorso, che vi dicevo poi porterà la formazione di Mancini a giocare ancora ogni 3 giorni per purtroppo ancora qualche settimana, perché credo poi ci sia anche qualche partita più in là. Trapani, poi la sesta giornata, è un periodo un po' così, però il Locri per ora sta portando via i punti che sono necessari per centrare la salvezza il prima possibile. Per quanto concerne le formazioni, 3-5-2 delicata con Valenti in porta, Calaiò, Vitolo e Orlando in difesa, Pino, Frisenna, Mudasiru, Rotulo e Cannia a centrocampo e il tandem offensivo composto da Minacori e Baldé. I Locri si è schierato invece con Ianni in porta, Paviglianiti, Aquino, Dodaro, Carella, Romero, Monti, Pagano, Mazzone, Baie e Felline. Questa la formazione schierata da mister Mancini. A segno nel secondo tempo Mudasiru per il Licata, la pareggia all'80° Furina per il Locri, primo gol con la maglia dell'Ocri. Pareggia anche il Cittanova in quel di Trapani, rinviata ancora la vittoria. Cittanova che non ha ancora ottenuto i 3 punti. Questo è il terzo pareggio in 5 gare. Pareggio che, tra l'altro, avviene tutto nel finale, perché il Cittanova era passato in vantaggio, si è fatto poi riprendere al 96° su calcio di rigore. Quindi sicuramente
resta tanto amaro in bocca per un inizio di stagione che lascia quell'amaro in bocca perché te la partita con la San Cataldese, il buon pareggio di Acireale e diversi punti persi dal Citanova in questo inizio di campionato, ecco, lascia un po' l'amaro in bocca, però come dice anche Galfano, giustamente la squadra è iniziata a livello di preparazione un pochino tardi e quindi ci sta che piano piano cresca alla distanza, però peccato perché oggi sicuramente considerato il gol anche nel finale di partita, il gol del vantaggio si poteva gestire un po' meglio il finale, al di là poi delle proteste che sicuramente ci saranno, perché diciamo che ogni episodio contra. Io onestamente, ascoltando le interviste nel dilettantismo e non solo, dove non c'è il VAR in particolare, tutti, e dico tutti, un 95% tira sempre l'acqua al proprio mulino. Nel senso che se c'è un episodio a favore, sempre si grida lo scandalo, se c'è uno contrario nessuno dice niente, io non ho visto perché la panchina era lontana, però quando poi l'episodio è a favore, no, io l'ho visto benissimo, vabbè, purtroppo questa è la mentalità che contraddistingue, diciamo, il calcio dilettantistico, non ci si può far nulla, bisognerebbe rigirare come un calzino la società, quindi ci si può far poco, però. In termini di punti, Citanova che deve cercare di centrare anche la prima vittoria perché va bene pareggiare Trapani, Acireale, eccetera, però ecco, la vittoria sarebbe fondamentale. Oggi Trapani è sceso in campo con il 4-3-3 con Summa in porta, Cellamare, Gonzalez, Scarboni e Mangiameli in difesa, Marigosu, Romizzi e Civillea a centrocampo, Falcone e Mascare di Domenica Antonio lì davanti. Citanova invece è sceso in campo con il 3-5-2, Bruno in porta, Gulino, Rao. Anzi, 5-3-2, vabbè, Bruno in porta, Gulino, Rao, Ruano, Figini e Carubini in difesa, Boscaglia, Condomitti e Crucitte centrocampo con Rugnetta e Giannaula lì davanti. Quindi oggi ha voluto schierare l'under davanti il mister. Passa in vantaggio il Cittanova al 93esimo con Figini, la pareggia al 96esimo su calcio di rigore, Kosovan subentrato, giocatore tra le altre anche ex Cavese. Pareggia anche il San Luca. Alcola d'Alvaro contro il Paternò, ennesimo pareggio che il San Luca riesce ad ottenere in rimonta dopo il punto ottenuto con la Marignanese, sempre tra le mura amiche in rimonta, e direi altri 2 punti persi, perché San Luca che rimanda ancora l'appuntamento con i 3 punti, a detta del presidente l'obiettivo è quello di arrivare nella parte sinistra di classifica, c'è ancora tempo, assolutamente. Però un Sluka che al di là delle partite proibitive con la Vibonese, con il Catania, il derby difficile, però in casa ha ospitato 2 squadre che sono candidate a lottare per la salvezza, ovvero la Marignanese, neopromossa, e il Paternò che diciamo non vive un momento facilissimo quest'anno, anche per vedere l'addio di Torrisi, che l'anno scorso ha costruito anche una squadra. Anche in accordo, comunque in concomitanza col direttore, con il lavoro del direttore sportivo, una realtà importante, però quest'anno sta un po' faticando. Erano 6 punti da portare a casa, invece 2, di cui uno al 90esimo, e anche oggi rimonta. È un po' un inizio così, forse un San Luca schiacciato dalle troppe pressioni, perché io noto troppa supponenza. Anche io alcune interviste dei dirigenti del Sud che le ascolto, noto troppa supponenza perché va bene la consapevolezza di avere una squadra importante e tutto, però bisogna cercare anche un attimo di abbassare la tensione, perché poi si arriva a fare la fine dell'anno scorso, cambi panchina fin da subito, subentra nuovo mister, si rischia, raggiungi la salvezza, però nasce l'amaro in bocca perché tutti pensavano, almeno in società, che all'inizio si potesse fare di più. Voglia rifare le stesse cose dell'anno scorso, quest'anno? No, sperando di no, anche perché abbiamo un allenatore importante, però teniamo un attimo i piedi ben saldati a terra e cerchiamo di non star lì a fomentare, bisogna vincere, se no siamo da terzo posto. Ragazzi, calma, Santa Madosca, siamo all'inizio e secondo me è importante anche questo discorso perché
la squadra deve un attimo essere meno responsabilizzata, secondo me. Però, al di là di questo, Sanluka che oggi è sceso in campo con Antonino in porta, Nemia, Fiumara e Suraci, Favasulli in difesa, Signorelli, Spinaci, Alè a centrocampo, Roga, Cabruzzaniti e Leveque davanti. Paternò è sceso in campo con il 3-5-2 con Kappa in porta, Popolo, Manes e Guarnera in difesa, Moran, Timboneri, Saverino, Asero e Cervillera a centrocampo, Bamba e Fernandes lì davanti. Passano in vantaggio nel primo tempo con Cervillera, la pareggia invece Bruzzaniti nel secondo tempo. Vince invece di misura la Vibonese a Luigi Razza contro la Marignanese, vittoria molto importante, non così scontata perché la Marignanese è una squadra molto giovane, la più giovane del panorama dilettantistico nazionale, ovvero la Serie D, e quindi si prospettava una partita ostica per una squadra che corre e che lotta fino all'ultimo. Oggi Vibonese che ottiene 3 punti importanti dopo la sconfitta di Catania, non era facile riprendersi, 10 punti raccolti fino a questo momento, si raggiunge l'Aversa al terzo posto. È vero, la Lamezia e Catania sono ormai in fuga, come anche ben preventivabile, però Vibonese che nel suo può fare il suo campionato e il playoff in casa non glielo toglie nessuno. Si può lottare tranquillamente tra quella posizione e per playoff in casa intendo ovviamente il terzo posto e quindi in questo senso vittoria assolutamente importante. Ne segno tra l'altro anche di Szymanowski che si conferma un giocatore di altissimo livello. Per quanto riguarda la formazione, Vibonese è sceso in campo con Mengoni in porta, Tazza, Palazzo, Bonnini e Sparandeo in difesa, Anselmo, Scafetta e De Marco a centrocampo, Szymanowski, Martiniello e Balla lì davanti. Marinesi invece è sceso in campo con Lesta in porta, Giordano, Ciaravolo, Tosolini e Petruccelli in difesa, Monteleone, Massaro e Palumbo a centrocampo, Maidana, Mendigoxia e l'ex Castrovillari di Dato lì davanti. Vince anche il Lamezia 2-0 ad Aversa, una trasferta molto complicata con una squadra in fiducia, una squadra nel pieno dell'entusiasmo e vincere in Campania non era per nulla scontato. 2-0 e vittoria che conferma comunque le aspettative che si hanno nei confronti di un Lamezia che continua a premere sull'acceleratore. C'è il Catania che ha l'onere e il dovere di vincere il campionato per tante motivazioni che non ribadiamo ad ogni video, però ecco, il Lamezia nel suo sta facendo molto bene, ha comunque un allenatore che conosce benissimo la categoria come Novelli e quindi piano piano proseguiamo il nostro percorso a piccoli passi e andiamo avanti così. Oggi vittoria per 2-0 nel segno di Addessi che con un gol per tempo permette alla Lamezia quindi di ottenere questi 3 punti così importanti. Relaversa è sceso in campo con il 4-3-3, si è giocato quindi a specchio con Lombardo in porta, Boemio, Russo, Bonfini e Schiavi in difesa, Cavallo, l'altro Russo e Del Preda a centrocampo, Petricciuolo, Del Vecchio e Gassama lì davanti. Il Lamezia invece è sceso in campo con Mataloni in porta, Canutè, Silvestri, Cadili e De Luca in difesa, Cristiani, Maltese e Maimone a centrocampo, Addessi, Fangua e Kunzi lì davanti. Questo quindi l'undici di Mister Novelli. E prossima giornata, perché a questo punto ci interessa in particolare andare un po' a parlare della sesta giornata di campionato, al di là dell'Ocri di cui abbiamo già parlato, sesta giornata che si disputerà domenica prossima. Sempre comunque l'orario delle 3, 3 e mezza, perché adesso se non sbaglio però ottobre mi sa che cambierà orario e verrà posticipato forse alle 4. Adesso poi vedremo, anche se in realtà per il discorso crisi energetica potrebbe restare anche quello delle 3. Prossima giornata in cui ci saranno molte partite importanti, a partire dallo scontro da Castrovillari e San Cataldese, importantissimo per il Castrovillari per ottenere i primi 3 punti in casa, fondamentali in ottica salvezza. Il Lamezia ospite Santa Maria Cilento di Righetano che è in ripresa, che sta facendo nell'ultimo periodo abbastanza bene, quindi partita da prendere con le pinze, così come il Cittanova, che
che ospita il Ragusa, squadra neopromossa, che è vicinissima alla zona playoff, ottimo inizio di stagione per loro, ma Cittanova che in casa deve cercare di ottenere la prima vittoria. San Luca invece va a Sant'Agata, una trasferta difficile con una squadra che si conferma di categoria e di livello importante, ma San Luca che deve in un qualche modo ottenere i punti fondamentali per rientrare in corsa, non dico per i playoff, ma per la parte sinistra di classifica, ovvero una salvezza tranquilla. E poi il derby tra Locri e Vibonese, un derby molto interessante tra due squadre che stanno facendo molto bene, da tripla, molto, molto semplicemente. A questo punto io mi fermo, ci vediamo con un prossimo video, ciao ragazzi.